Di nuovo il più cordiale interconnessi, gentilissime amiche, gentilissimi amici. Il circuito è quello di Spreaker, Spreaker con la K, tanto per capirci al volo. E poi sul cercatrova, Stapp Radio, come stappare la bottiglia, si torna al passato. Stapp, si trasmette al presente. Stapp Radio, Stefano Dini e Roberto De Angelis con la doppia S RDA Radio 1. Stapp Radio RDA, e RDA Radio 1 che vi danno appuntamento in via di Tor Sapienza 35. 5 ABC da Valcor, calzature, abbigliamento, borse e accessori da Walter e Corrado. Vi aspettiamo già da domani pomeriggio, pure stasera se ci volete passare, c'è un ampio parcheggio. Via di Tor Sapienza 35 ABC, Valcor, abbigliamento, Walter e Corrado, che oltre ad essere due giallorossi favolosi, applicano dei prezzi veramente, veramente senza termini di paragone e belle sorprese per i nostri web radio ascoltatori e web radio ascoltatrici. Vittorio Bellucci, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti voi, insomma, dai, settimana trigna, settimana piena di polemiche, mamma Mamma mia, mia. oh. Allora, Ricerchiamo queste polemiche poi. ecco, allora prima Virgilio, non so se tu l'hai potuto No, ascoltare o sinceramente meno, oggi no, oggi non ho potuto ascoltarti. praticamente ha detto, non scordiamo le parole che il presidente Pallotta ha usato verso i tifosi, ma i tifosi non possono, rivoltare verso Pallotta degli epiteti che sono stati dati a certi signori che hanno compiuto situazioni molto più negative nella storia dell'uomo, come le guerre, le distruzioni, gli assassini di Stato, eccetera. Pallotta, in finale, secondo noi, forse è rimasto abbagliato dagli avvenimenti, cioè dallo striscione, dal clamore che c'è stato e via discorrendo. Perché con mente più serena, Vittorio, io non so né leggere né scrivere, ma lo striscione della Roma, chiaramente sulla signora Leardi poteva essere anche evitato, per carità. Però ci sono striscioni molto più infami e più balordi che sono apparsi in altre curve d'Italia. Mi riferisco a due, a quella di Torino, nella Juventus Stadium, dove si inneggiava la tragedia di Superga del grande Torino, e a Napoli, dove ci sono state scritte delle offese che a casa mia erano razziste. Se poi la partita di calcio deve fomentare un odio e una cretine, come abbiamo detto venerdì scorso, allora dobbiamo cambiare sport. Prego, Vittorio, mentre io trovo la notizia. Sì, no, bisogna, secondo me, bisogna fare un passo indietro un po' tutti, insomma, no? Fare un passo un po' indietro un po' tutti. Cioè, io sto, sinceramente, un po', io uso parole grosse oggi, nel senso, io mi sto un po' vergognando. Perché ogni volta bisogna trovarsi nella polemica, cercarla, fare il casino. Cioè, noi ci autodistruggiamo, a noi proprio piace nella nostra storia autodistruggersi. Adesso il male è Pallotta, fino a ieri era Garcià, fino all'altro ieri era Sabatini. Cioè, sinceramente, insomma, ogni anno la Roma si autodistrugge, un po' le radio, un po' la mentalità dei tifosi, un po' gli errori della società. E questa volta, ecco, ripeto, secondo me si sta raggiungendo il limite, perché mettere quegli striscioni da parte della curva, la risposta del presidente Pallotta, poi adesso ancora altri striscioni, i tifosi della Roma che si fermeranno, alcuni tifosi della Roma perché che si fermano davanti alla curva per protestare con Roma-Atalanta. Io una cosa che contesto prima di tutto è sentire questi tifosi che fanno questi striscioni contro Pallotta e si firmano Curva Sud. È una cosa che io, ma come fai? Ma come ti permetti? Cioè, tu hai il pensiero di 30.000 persone? Anzi, di 100.000 persone, perché in Curva Sud poi magari siamo tutti da Curva Sud, il tifoso, anche quello che non ci va dentro, magari c'è tanta gente che fino a 5 anni fa, 6 anni fa stava sempre in curva, poi per motivi di lavoro, famiglia, però dentro rimane tifoso da curva. Tu ti firmi Curva Sud, quando invece, caro Roberto, io posso assicurarti che il 95% dei tifosi della Roma è a favore di Pallotta. Se dobbiamo mettere sulla bilancia una cosa e l'altra, in questo momento il 95% dei tifosi è a favore di Pallotta. Perché? Perché i tifosi anche della Roma, i moderati, diciamo così, sono stanchi.
sono stanchi ogni anno di sentire, queste polemiche sono stanchi ogni anno di sentire le solite frasi, la Roma è dei tifosi, la Roma è nostra, la Roma è qua, ma che sono finiti questi tempi, sono finiti, la Roma non è dei tifosi, perché quando sento anche dire ma noi tifosi paghiamo, ma ormai con i tuoi soldi la Roma non ci fa più niente, sono bruscolini. Era una volta che il biglietto contava, era una volta che l'abbonamento contava. Ormai non conta più nulla, solo televisioni, solo marketing, e questo. Sono parole che magari uno può contestare, uno può anche dire che era meglio il calcio prima, ma la realtà dei fatti è questa. Ormai non è più il calcio della volta. Tutto bello, tutto, no? La maglia appiccicata, il sudore, è finito. È finito. Quindi io continuo a dire che Pallotta, tu sai come la penso, ha fatto bene a non fare ricorso, anche poi perché adesso darai una bella notizia, no? Certo, darei una bella notizia, quindi... Aspetta a definirla bella, perché poi ne sentirai veramente delle belle. Ok, però insomma è una notizia positiva, nel senso che qualche cosa è accaduto. A metà. Siamo in Italia, carissimo, anche qui siamo in Italia. Certo, sì, ma anche su questo anche, magari sì, è una decisione... Penso sia la prima volta che sento. Vuoi darla la notizia, Roberto? Dalla, almeno allora, ne parliamo. Tramite il proprio sito ufficiale, la AS Roma informa che a seguito del provvedimento del giudice sportivo numero 193 del 7 aprile del 2015 e del successivo comunicato della Lega Serie A numero 208 sempre del 17 aprile, il settore denominato Curva Sud Centrale, ingressi dal 18 al 21, rimarrà chiuso. Il settore denominato Curva Sud Laterale, ingressi dal 15 al 17, sarà pertanto regolarmente aperto all'ingresso dei corrispondenti titolari di abbonamento. Allora, perché dico siamo in Italia? Perché questa è una decisione dal folklore tipicamente italico. O la curva sud tu la riaprivi tutta, aprirla soltanto dall'ingresso 15 all'ingresso 17 e tenerla chiusa dal 18 al 21, che significa? Non significa assolutamente nulla, anche perché con lo striscione possiamo dissentire da quello che c'era scritto su quello striscione, ma ritenerlo uno dei più gravi e dei più offensivi usciti negli stadi italiani, chi l'ha detto dovrebbe farsi un attimo un esame di coscienza, perché gli striscioni, quelli brutti, sono di altro spessore e di altro tenore. Prego Vittorio. Sì, hai ragione, l'unica cosa, non lo so, sto dicendo una baggianata, quindi lo dico prima, è possibile che magari abbiano fatto dei controlli e hanno colpito dove sono stati esposti gli striscioni? Sì, questo magari sì, questo può essere. Magari abbiano fatto dei controlli, hanno visto che gli striscioni sono stati esposti in quel settore, quindi è stato colpito proprio quel settore, perché è la unica spiegazione che posso darmi, che posso dare, è questa, perché sennò sembrerebbe veramente con le palline dentro il trarre, allora il settore 4 chiuso, il settore 5 aperto. Quindi credo l'unica spiegazione logica possa essere questa. Io perché dico comunque che alla fine è una buona notizia? È vero che siamo in Italia, è una buona notizia perché forse qualcuno della società ha fatto qualcosa, ha fatto valere, senza fare le piazzate, ha fatto valere magari il peso anche di una decisione. Quindi su questo io posso essere anche d'accordo. Intanto ecco, sentiamo come al solito Ugo che deve far sentire. Il discorso che sinceramente, insomma, credo che tu sia d'accordo con me, Roberto, di fondo c'è questa grave spaccatura che c'è tra una parte della tifoseria e la società. Continua a dire che è una parte minima, perché la maggior parte della gente lo vedo anche nei social, lo vedo con quello che si dice, insomma, si è un po' dissociata, si è un po' estraniata da questi striscioni, anche perché se uno ripercorre le tappe di questa presidenza, voi dovete dirmi dove Pallotta ha sbagliato. Cioè io molto spesso mi metto a dire, ok, dove ha sbagliato Pallotta? Cioè è stato Pallotta a sbagliare la campagna acquisti? È stato Pallotta? L'unico errore forse che ha fatto questo presidente è stato quello di fidarsi ciecamente di alcune persone,
forse ecco possiamo dire lì, di essere meno presente perché sta dall'altra parte del mondo, forse dovrebbe mettere una persona lì che possa controllare, questo ma lui sì. Anche è inesperto in questo settore, però a livello di proprio di presenza della Roma nel calciomercato, a livello anche di organizzazione, questa è la migliore Roma di sempre. Ricordate quello che vi dico io, questa è la migliore Roma di sempre, a livello di organizzazione, non sto parlando di squadra, a livello di organizzazione, voi dovete dirmi, faccio un esempio, quando mai la Roma è stata chiamata per fare un torneo come quello di quest'estate negli Stati Uniti con Liverpool, Real Madrid, col Manchester United, con le più grandi squadre del mondo? Mai, mai, quest'anno noi eravamo lì. Però quando mai c'è stato, la Roma si è messa seduta al tavolino delle grandi, per comprare magari un giocatore, e quest'anno e gli altri anni è stato fatto. Quindi bisogna capire e vedere anche come sta lavorando questa società, come sta lavorando, come sta cercando lo stadio, finalmente sembra che si stia partendo con lo stadio. Però carissimo Vittorio, se tu attacchi una parte della tifoseria in quel modo lì, non ti puoi aspettare poi che quei tifosi ti portino dei mazzi di fiori in omaggio. Giusto, giustissimo, però è anche vero Roberto che quella tifoseria, quella parte lì, forse deve cominciare a pensare al bene della Roma e non sentire magari le campane di qualcuno, al bene della Roma. Io faccio un esempio, a te sembra giusto Roberto che la Roma nel panorama nazionale è la squadra che paga più multe di tutte? È vero che magari con noi ci avranno la mano pesante, sono d'accordo, però noi paghiamo in media, vada bene, 1 milione di euro all'anno di multe. Per che cosa? Striscioni, petardi, sempre, bombe, noi andiamo allo stadio, sempre così. Non c'è una partita che la Roma non paga dal 50 alle 100 mila euro di multa quando gioca in casa, sempre. È ora di cambiare. È ora che falla finita questa storia. Tale Ciro, che non so sinceramente se sia tifoso della Roma o meno, ci scrive che esaurito ed esausto, e sto traducendo, bada, sto decodificando, praticamente dalla comparsa di tifosi in doppio petto e cravatta come sei te e l'opinionista che hai in questo momento. Bello stare dietro una scrivania con un microfono acceso e commentare la Roma. Venite in curva e poi vi accorgete di tutto. Dove siete voi quando noi eravamo lì, bla blin blon blu, vabbè. E praticamente conclude: i veri tifosi siamo noi, rustici siamo noi che calchiamo la strada ogni giorno, non voi prezzolati che state dietro una scrivania. Allora, prima chiedo scusa se chiedo scusa se ti anticipo io un attimo. Gentilissimo web radioascoltatore, allora, chi presente, in questo caso io, questa è la Roma, ma anche tutti gli altri di Stapp Radio e di Roberto De Angelis Radio, non sono né prezzolati né con la cravatta né sono nati dietro la scrivania. Sono persone che nella vita svolgono le più varie professioni, dall'impiegato all'operaio al metalmeccanico al tramviere, addirittura abbiamo anche un tramviere, e poi si dilettano a parlare di calcio e di attualità e di tante altre situazioni più o meno serie sulle web radio. Non siamo nati con la camicia, non siamo nati con la cravatta, non abbiamo nessun protettore né nessun padrino, perché a quest'ora, se no stavamo in modulazione di frequenza, se avessimo avuto un protettore che ci pagava fior di dobloni lo spazio orario, ci teniamo i nostri canali, possiamo anche sbagliare opinioni, per carità, però siamo noi, autenticamente noi. E poi sul fatto che siamo tifosi solo in cravatta e non affrontiamo la curva, probabilmente in curva non ci siamo mai incrociati. La trasmissione che Stefano Tini e Roberto De Angelis hanno voluto per questa emittente che si chiama Questa è la Roma ha sempre toni pacati, moderati, entra in contrapposizione, in contraddittorio anche con gli opinionisti, ma usa dei toni pacati proprio perché si sta parlando di calcio, che non è la
il valore più alto della vita umana. Vogliamo ragionare, vogliamo divertirci e vogliamo anche essere seri. Prego Vittorio. Sì, ma io, guarda, prima di tutto voglio dire a questo ragazzo che io ti apprezzo, non lo so l'età che ha, non lo so l'età che ha, quindi un ragazzo signore. Sì, c'ho veramente poco di prezzolato. Secondo, ho parecchi anni di curva, ma parecchi, ma non mi metto qui a dire parecchi anni, anche di trasferte. Terzo, non ho mai considerato il tifoso di Curva Sud superiore agli altri, neanche quando ci andavo io, mai. E non lo considero ancora adesso superiore, ma la superiorità di che cosa? Di che? Ma per quale motivo? Perché ti fai i chilometri? Ma perché? Ma secondo me tu sei uguale a quello che rimane a casa a Scaglie. Stessa identica cosa. Conti lo stesso. Perché non è che tu vai allo stadio e c'hai diritto chissà che cosa. No, assolutamente è sbagliato. Perché c'è tanta gente che allo stadio non ci può andare. C'è tanta gente che magari non lavora e allo stadio spende i soldi, non ci può andare. Ci sono persone che sono padri di famiglia, che sino a ieri andavano in curva, che poi è nata la famiglia, un figlio, e giustamente allo stadio non ci possono più andare. Ma questi non sono inferiori a te che macini i chilometri. Assolutamente. Bisogna uscire da questo equivoco. Bisogna uscire da questo equivoco. Caro ragazzo che ci hai ascoltato, e mi fa piacere, ricordati quello che ti dice Vittorio, tu conti il 2 di ricche. Il 2 di ricche nella Roma attuale. Te puoi arrabbiare, te può dar fastidio quello che dico, ma conti nulla, non conti nulla, perché conta tutto altro, sono finiti quei tempi. La Roma è diversa adesso, bisogna entrare, tante volte noi parliamo, bisogna vincere i trofei. Per vincere i trofei bisogna farla finita di pensare che il tifoso che macina i chilometri è superiore a quell'altro, è già il primo cambio di mentalità. Per vincere i trofei io vedo squadre, io faccio l'esempio, ma anche a parte la Premier League, che sono tutti fenomeni a livello proprio di educazione, come vanno allo stadio e come è lo stadio dopo che sono stati colpiti. Ma parliamo di altre squadre, Barcellona. Ma voi vedete il Barcellona, questo tifoso che va allo stadio è superiore all'altro? Ma di cosa? Ma solo a Roma esiste questo. Solo a Roma. Roberto, solo a Roma. E basta. Basta. Allora la radio, io ascolto quella radio che mi dice quello, allora quello che mi dice lui è giusto, te no, quell'altro è prezzolato, quello vede Sky e quindi non conta niente. Io conosco tanta gente che davanti al televisore, che magari è stata per una vita allo stadio, soffre come te che stai allo stadio, ma soffre davvero come te che stai allo stadio a vedere la partita. E quello è un tifoso come te, uguale al 100% ai tuoi stessi diritti, stessi. Oh, poi confonderci con la casta che sta in certi settori della comunicazione, sinceramente no. Siamo tutti sciolti e liberi, tant'è vero che partecipiamo tutti in amicizia e con affetto e simpatia alla realizzazione della trasmissione, perché né il sottoscritto che conduce né voi che intervenite percepite lo stipendio a fine mese. Questo giova anche ricordarlo a questo signore che probabilmente pensa che chissà quali emolumenti possiamo ricevere. Bravo. Per fare questa la Roma è soltanto due cose: la simpatia per la comunicazione radiofonica e l'amore incandescente per la nostra Roma. Però, siccome siamo anche esseri coscienti che viviamo tutti i giorni sul pianeta Terra, ci sono anche altre situazioni molto più profonde, più importanti e più gravi del calcio, perché il calcio dovrebbe essere un momento di serenità. E poi rispondo a Caterina: la Roma non si discute, si ama, quindi basta con le critiche. No Caterina, il diritto di critica ci deve essere, critiche costruttive, ma se noi vediamo delle negatività non è che ci possiamo turare gli occhi e il naso perché è la Roma, allora vabbè, mo migliorerà. No, perché andando avanti così non si vince un fico secco. Vittorio Bellucci. Sì, sì, la Roma si critica, ma in modo costruttivo, è quello che stiamo facendo. Cioè la Roma si critica non sparando a zero, sparando così addosso alle persone, contro forse l'unico che in questo momento sta facendo qualcosa di unico a Roma. Perché questo è venuto a Roma, ha preso, parliamo ovviamente di Pallotta, poi io non lo conosco, non so i suoi interessi, sicuramente avrà i suoi interessi. Ma per non forza, è un investitore commerciale, per cui ti pare che non ha i suoi interessi. Perfetto, lui ha preso la Roma in una situazione tremenda. Che stava tremenda. Chiudendo baracca e burattini la Roma, ricordiamolo, stava chiudendo. Ecco, una situazione tremenda, si è accollato i debiti, poi io sento dire, ma con l'aiuto, ma non me ne frega nulla, con l'aiuto di Tizio, Caio e Unicredit. Lui comunque ci ha messo la faccia,
si è messo sulle spalle i debiti della Roma, li sta risanando, perché la Roma sta uscendo fuori da sto tunnel, e nonostante questo ha fatto un mercato che erano anni che a Roma non si... Perché io sfido, voi mi dovete dire quando la Roma nella storia, tranne forse qualche anno di Sensi, uno di Sensi, ha comprato Strootman, Nainggolan, Manolas, i Turbe, che fino a ieri tutti stavamo a gioire per i Turbe, dava Maicon, Cole, che sarà una mezza, quello che è scarso, ma era Cole, giocatore Keita, giocatore a parametro zero che è un fenomeno. Quando mai la Roma ha preso questi giocatori di questo livello, di questa caratura? Mai, mai! E nonostante questo, noi che dobbiamo fare grazie a che cosa? Perché c'è una parte di Roma che è portata dai signori che vendono le magliette, dai signori che devono andare a mangiarsi la pizza col giocatore di pallone, dai signori... la verità è questa, e fa male, perché allora, siccome non mangiano più queste persone, allora la colpa di chi è? Te Pallotta, perché ci ha detto quelle cose, la Roma che non ci rispetta, sta società... Non è vero, non è vero, aprite gli occhi... volete il bene della Roma, voi tifosi? Allora che macinate chilometri? Aprite gli occhi, usate il cervello vostro, non vi fate sentire dall'altri, usate il cervello vostro. Noi siamo arrivati secondi lo scorso anno, secondi, quest'anno comunque male che va arrivi terzo, poniamo al caso che arriviamo terzi, arrivi terzo, ok, va bene, che facciamo, ci spariamo? Sei arrivato terzo, per andare a fare i primi arriva la Champions. Cioè comunque sei una squadra al top del campionato italiano. Perché è la verità, sei la squadra al top, sei arrivato secondo e terzo, non è che sei arrivato ultimo. Cioè, io volevo capire questi discorsi, caro Roberto, se noi ci chiamavamo Real Madrid, ok, ma noi siamo Real Madrid, arriva secondo e terzo Real Madrid, è un fallimento, perché noi dobbiamo vincere sempre. Noi nella nostra bacheca ci abbiamo due ragnatele, due fotografie, qualche coppa e un paio di scudetti. Vittorio, però tutto è partito dalle dichiarazioni di Rudy Garcia, che ha detto la mia squadra è pronta per lottare per lo scudetto. Se fosse stato zitto, va bene. Poi l'altro giorno ci parla, confermeremo il nostro secondo posto e la Lazio ci ha scavalcato di un punto. Se questo signore ogni tanto non proclamasse certe dichiarazioni, forse sarebbe meglio però. Vero, ma io sono d'accordo, sai, l'abbiamo contestato subito io e te, Garcia. Tu devi darmi atto, io continuo a dirtelo ogni volta che mi chiami, 4 mesi fa, quando la Roma era un punto dalla Juventus, io ti dissi, la Roma si è indebolita rispetto alla passata stagione, e tu mi hai detto, addirittura, perché avevo questa, perché ho parlato di Benatia, ho parlato di qualche eccezione, avevo notato il calo fisico di Maicon, quindi lì a destra avevo paura, avevo notato che Kull era un ex giocatore, quindi lì a sinistra avevi perso Balzaretti. C'erano delle crepe che quando uno magari attento le poteva notare, e io le avevo notate 4 mesi fa, purtroppo i fatti mi hanno dato ragione, ma non è che io ho occupato, perché io ci ho sofferto, la Roma ci soffro ancora, però non vedo il disfattismo. Secondo me la Roma è una squadra che comunque con un grande attaccante, l'abbiamo visto ieri, uno che cambia le partite da solo, un grande attaccante lì davanti, è una Roma che può vincere lo scudetto. Può vincere lo scudetto con sta rosa, con questa così com'è, con qualche giocatore di rincalzo, recuperando ovviamente Balzaretti, Strootman, Castan, recuperando questi tre giocatori, secondo me, e mettendo Higuain davanti, la Roma l'anno prossimo può vincere lo scudetto. Perché anche con il Torino che tu hai pareggiato, se noi avessimo avuto un attaccante, quella partita tu la vinci. La vinci, perché comunque hai creato... palle gol a ripetizione, cross in aria, raso terra senza nessuno che la butta dentro, ti è mancato l'attaccante. E qui allora c'è l'errore di Sabatini, che ha preso giocatori non pronti, cioè, ma che c'entra Pallotta però? Io quello dico, Pallotta ha dato i soldi, il Barbolo ha pagato un sacco di soldi a Roma, Dumbia l'ha pagato quasi 15 milioni di euro, quindi la colpa che c'entra Pallotta? I soldi già messi. Ma i Barbo e Dumbia non sono pronti, si vede lontano un meglio, carissimo Vittorio. Bravissimo. Però la colpa è di Pallotta o di Sabatini? Allora andiamo a vedere con Sabatini qual è stato il problema. Non sto dicendo di mandarlo via, assolutamente. Il problema qual è stato? Che forse Sabatini si è trovato in difficoltà perché aveva preso Luis Adriano, all'ultimo gli è sfuggito, aveva preso un altro. Io penso questo.
magari si era fidato di Barbo, sicuramente rientrerà nella storia di Nainggolan. Voi vedrete che Nainggolan sarà della Roma, a meno di quello perché la Roma prenderà il Barbo, cioè che ha preso il Barbo, quindi ci sarà una logica in questa cosa. Poi io quando penso che Pallotta ha speso 240 milioni di euro per il mercato in 4 anni, perché i dati stanno 200, ha anche venduto, io sto dicendo, ha speso però 240 milioni per il mercato. Sono stati spesi bene? No. No. Perché questi 240 milioni, che sono tanti, non sono stati spesi bene. È lì che deve entrare Pallotta e andare con la persona che ha fatto il mercato. L'ha fatto Sabatini il mercato? L'ha fatto Garcia? Questi due parlano, lo fanno insieme il mercato? O è Sabatini che compra i giocatori e Garcia poi non li mette? Vedi Paredes, vedi Ucian, eccetera, eccetera. Vedi Sanabria. Questo Eh deve capire Pallotta. È sì. qua che deve forse migliorare. Però ecco, noi stiamo facendo una critica costruttiva per migliorare la Roma. Forse Pallotta dovrebbe mettere non Baldini, un uomo di campo. Un uomo di campo, uno rispettato a Roma, poteva essere Panucci, poteva essere, non lo so, Altair, Zago, uno di questi che non guarda in faccia nessuno e che quando parla stanno tutti zitti perché se lo può permettere, se lo può permettere. Esatto, perché proprio questo forse è il dilemma dei quadri societari giallorossi, che se qualcuno parla qualcun altro controbatte, invece ruoli molto più rigidi, nessuna ingerenza, nessuna interferenza nel settore dell'altro collega e forse le situazioni migliorerebbero, forse. Sì, io sono convinto che migliorerebbero perché la Roma comunque c'è stata un'involuzione tremenda, ci sono state comunque delle crepe che sono sotto gli occhi di tutti, delle crepe che ci sono state anche negli spogliatoi, eccetera, eccetera. La Roma finalmente sta uscendo fuori da qualche equivoco e anche qui sai come la penso, ma faccio i nomi anche se poi ci sarà qualcun altro che fa macina ai chilometri che poi si arrabbierà. La Roma sta uscita dall'equivoco anche Totti. Finalmente la Roma sta aprendo gli occhi anche su Sartoria, sta aprendo gli occhi anche su un giocatore che purtroppo, lo dico con il dolore nel cuore, è finito. Alla Roma serve una punta, serve un centravanti. Per la prima volta finalmente ci siamo resi conto tutti, tutti parliamo adesso. Serve uno che fa i gol perché ci siamo resi conto che Totti purtroppo non è più quel giocatore, non ci possiamo più far più affidamento. Quindi per la prima volta siamo tutti d'accordo, la Roma serve un centravanti forte. È ovvio che se poi l'anno prossimo la Roma non comprerà un centravanti di valore, ma di valore, io parlo di Higuain, parlo di Ibrahimovic, parlo di Jackson Martinez, perché ragazzi questo è forte, 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 non so se avete visto L'abbiamo visto in Pogba. Coppa, sì, come no. È forte, forte, forte. Cioè, giocatori di questo livello. Giocatori di questo livello, alla Roma serve un attaccante perché? Perché ci siamo finalmente resi conto che Totti, purtroppo, ripeto purtroppo, non può più giocare 40 partite. È Oh, un vediamo. giocatore da gestire. Apriamo un attimo una parentesi piccola piccola. Siamo contenti per Mattia Destro perché l'infortunio è meno grave del previsto, Vittorio. Meno male, meno male, meno male. Perché Meno male, anche perché pensavo. dobbiamo piacere almeno una decina di milioni di euro su questo, Perché pensavo, vedendolo uscire tra le lacrime e gli strilli di dolore, le urla di dolore, che qualcosa di grave fosse accaduto. Invece è risultato poi meno grave. E questo, diciamo, porta fortuna a questo ragazzo che magari qui non ha trovato lo spazio necessario e giusto per poter esplodere in tutto il suo valore, oppure il suo valore è mediocre. Nel Siena poteva fare veramente il mostro, nelle squadre più grandi rimane un normale giocatore d'attacco. Sì, non è un giocatore secondo me da Roma, nel senso, guarda, ecco, dovesse tornare Destro l'anno prossimo a Roma e non lo vuoi vendere, ok, tu parli con Destro e gli dici tu fai la panchina a Jackson Martinez, fai la panchina a Higuain, fai la panchina a sta gente, stai zitto, ti pago, stai zitto, non voglio vedere più facce tristi, stai zitto, altrimenti via, ma la gente mi deve pagare almeno una decina di milioni di euro, mi devono dare per Sì, Destro, se non rimani a altrimenti, Roma.
deve cambiare aria. Veniamo alla partita Roma-Atalanta. Tutti hanno detto sarà una partita noiosa, una partita sterile dove l'Atalanta si coprirà con cappotti, cappottini, maglioni, magliette e poi magari si affiderà al classico centrocampo, al classico, chiedo scusa, contropiede di piratesca memoria, magari per tentare di strappare lo 0-1 come le è riuscito in tante situazioni. La Roma adesso non si sa se riuscirà a recuperare Florenzi, pensiamo di sì, in mediana, per cui uno tra Ucciano e Paredes rimarrà in panchina. Queste sono le ultime indicazioni. È una partita facile, difficile. Come gioca, chi se ne frega, basta che prendiamo i 3 punti, che conquistiamo i 3 punti, oppure ci può dare considerazioni di gioco e spunti di gioco. Ormai io credo che la Roma, il gioco sarà per la prossima stagione. Quest'anno bisogna cercare di fare i più punti possibili. Se non vinci con l'Atalanta in casa, credo che la situazione si possa fare veramente difficile, ma anche per il quarto posto, perché insomma del Napoli puoi E vincere più a 4 punti. vabbè, ma la Chiaramente. miseria, cioè, allora c'hai la Lazio sopra un punto, ma dietro mi pare che ci sono Il 4-7 Napoli punti a di. 6, il Napoli a 6. Vabbè, 6 punti prima che li recuperi ci vuole del tempo, eh. Lo so, ma il Napoli sta bene, l'abbiamo visto anche ieri. Noi dobbiamo, no, io dico, se tu non batti neanche l'Atalanta, poi hai 2 trasferte difficili perché vai a Milano con l'Inter, che guarda caso con noi fa la partita della vita perché sì, e Va poi vai bene fuori lì. casa con il Sassuolo. Quindi 2 trasferte molto, molto complicate. Quindi tu devi battere l'Atalanta a tutti i costi, devi fodderaffa, devi vincere, devi vincere. Io sentendo la tua formazione, io toglierei Olepas perché insomma l'Olepas che sto vedendo ultimamente è imbarazzante. Io farei, Vero. spero che Torosidis possa recuperare e giocare con Torosidis a sinistra e Florenzi a destra, terzino, perché Olepas sinceramente a me sembra un giocatore che insomma sta in grandissima confusione, Allora, aspetta, grandissima aspetta, confusione. abbiamo di nuovo la proiezione sulla formazione della Roma e di questo ringrazio Federico De Angelis che ce l'ha mandata via tweet. Allora, l'ultima proiezione che arriva è questa, De Santis tra i pali, i quattro di difesa, Torosidis, Yang Ambiguà, Astori e Olebas, a centrocampo Florenzi, Nainggolan e Paredes dal primo istante, Iturbe, Totti e Ljajic. A quanto pare è pronto Ucian a giocare dal primo minuto qualora Francesco Totti non ce la facesse. Allora è ufficiale. Ucian giocherà dal primo minuto se Totti non ce la facesse e Ucian andrebbe a centrocampo. Paredes diventerebbe chiaramente il trequartista tra il centrocampo e l'attacco e l'attacco sarebbe con Iturbe e Florenzi sulle fasce e Ljajic e Iturbe che si scambiano il ruolo di punta centrale di manovra. Sai che bello? Sai che Cioè, bello? Che per... renditi conto che attacco che Oh, abbiamo, insomma, Sanabria, vi l'attacco siete... ridicolo, è Scusa, attacco divento... ridicolo, Posso diventare... in tre hanno Vittorio? fatto i gol praticamente, non lo so, cioè di Aic 8 gol, Florenzi quanti? 3, 4, di Posso diventare Turbe. Curvarolo un attimo? Sanabria, do cazzarola l'avete rilasciato, mannaggia a voi! Non sarà Lo so. forse pronto al 100%, ma è l'unico di ruolo che abbiamo, ancora che dormiamo, porco demonio! Vabbè, stop! Sembra che verrà dato in prestito, la Roma non vuole perderlo l'anno prossimo, anche perché lui ha dichiarato che vuole rimanere in Italia, quindi vuole giocarsi le sue chance in Italia anche per in futuro per la Roma. Questo mi ha fatto molto piacere perché poteva far prendere l'atteggiamento sbagliato come Szczęsny, dire io voglio andare via e basta, qua non mi considero, invece lui non vuole prendersi la rivincita con la Roma, quindi mi auguro di vederlo magari l'anno prossimo in qualche squadra tipo Chievo, qualche squadra Sì, che lo Bologna fa che giocare tornerà in con Serie A. continuità, che lo farà giocare con continuità, perché dobbiamo capire se è un fuoco di paglia oppure può avere la stoffa del campione futuro. Certo, no, deve giocare, io ci credo molto a Sanabria, ci credo molto, secondo me può diventare un grande giocatore perché ha dei mezzi unici, quindi è un giocatore da avere pazienza. Purtroppo Garciano l'ha proprio visto. A me, sinceramente, insomma, non dovesse giocare Francesco Totti, io partirei con Dumbia domani, mi partirei con Dumbia perché almeno c'è una punta centrale, anche se è scarsa, quello che vi pare, però a quel punto giocherei con lui. Giocherei con uno dentro l'area di rigore, anche perché presumo che l'Atalanta faccia un catenaccio
di quelli vecchia maniera, quindi saranno lì imbottigliati in area di rigore. Pensare a si un affideranno centro... a quanto pare, guarda, ti dico subito, si affideranno ai contropiedi che saranno condotti da Morales, Denis e del Pepito Gomez. Ma certo, è ovvio, giocheranno attenti dietro e hanno capito tutti come gioca la Roma, che è una squadra insomma che ha difficoltà nel trovare spazio, è una squadra lenta, quindi ti aspettano, chiudono tutti gli spazi e ripartono. E purtroppo la mancanza di Gervinho da dopo la Coppa d'Africa, anche quando giocava è mancata, è stata fondamentale, deleteria per la Roma, perché è un giocatore troppo importante per la squadra giallorossa, perché è l'unico con determinate caratteristiche di velocità, di cambio di passo. L'altro è Iturbe, ma Iturbe è un giocatore diverso comunque da Gervinho. Gervinho è il classico pazzo che fa delle cose che secondo me non lo sa neanche lui. Io tanti dicono bisogna mandarlo via, io continuo a dire secondo me faremmo un errore tremendo, tremendo a mandare via Gervinho, perché è un giocatore comunque utile, utile alla Roma, perché l'ha dimostrato lo scorso anno e l'ha dimostrato per metà campionato fino a che è partito per la Coppa d'Africa. Poi anche lui è un giocatore che se sbagli la preparazione fisica, cosa che ormai è sotto gli occhi di tutti, a Roma è successo, lui vive sul fisico, sullo scatto. Se Gervinho togli questo, è un giocatore mediocre. È un giocatore molto prevedibile che non, ha, certo. Che non avendo scatto viene anticipato, è chiaro. Certo, quindi se io mi auguro che possa rimanere a Roma e con una preparazione l'anno prossimo adeguata, una preparazione, lasciamo perdere troppi viaggi in giro per il mondo, se dobbiamo farli, insomma, iniziamo prima la preparazione, cioè non dobbiamo fare la preparazione degli Stati Uniti, dobbiamo far partire prima, dobbiamo essere pronti dalla prima di campionato e addirittura potrebbero esserci anche i preliminari di Champions, quindi bisogna essere veramente pronti da subito, anche perché i preliminari di Champions la Roma eventualmente, così come la Lazio, non sarebbero testa di serie e potrebbero incontrare subito squadre di livello altissimo come Manchester City, che in questo momento è quarto in Inghilterra, immaginate la iella della Roma, può succedere sicuramente, il Valencia in questo momento è quarto, altra grande squadra, quindi con la sfortuna che ci abbiamo noi ai sorteggi, te pare che noi non andiamo a beccare una di queste? Ma io ci metto la mano sul fuoco, insomma. Vittorio, no. Come conclusione dell'intervento di oggi, io sento amarezza in certi tuoi commenti, e così chiudiamo in bellezza, perché già parli di preliminari dei Champions, parli di terzo e quarto posto, ma che la Roma arriva seconda non ci credi più, non ci speri più, o che cos'altro? È una scaramanzia. No, io ci credo che la Roma possa arrivare seconda, ci credo. Il problema è che puoi arrivare seconda, ma puoi arrivare anche quarto, perché con la Roma attuale, se la Roma adesso c'è bisogno anche di un pizzico di fortuna, cosa che continuo a dire, quest'anno non c'è stata praticamente mai, perché la Roma insomma quest'anno ha subito tra infortuni, tra tante cose, partite strane, anche domenica col Torino, insomma la Roma meritava la vittoria, il Torino, se pensiamo al gol che abbiamo preso, anche lì mi dovete spiegare Ole Bass che gli dice la testa, c'è la palla, che la palla va fuori, ti fermi, ma finché è la prima cosa che si insegna a un bambino, finché l'arbitro non fischia, tu non te li ferma mai. Vero. Cioè lui si ferma, se basta che fa un metro di corsa quella palla, lui la rimpalla, la butta in calcio d'angolo. Cioè si è fermato. Io, guarda, sono cose, io ho le basse, ho la Fiorentina in casa, ha fatto delle cose in Coppa UEFA, delle cose clamorose, quell'intervento dopo 5 minuti è una cosa clamorosa. Il rammarico più grande che continua a avere è l'Europa League, perché abbiamo visto ieri che la Roma poteva giocarsela, perché insomma il Napoli ha fatto i 4 gol al Wolfsburg, il Napoli con noi ci ha perso, la Fiorentina 1-1 con la Dinamo Kiev che hanno giocato ad una porta. La Roma purtroppo, secondo me, il vero obiettivo della stagione che ha gettato è l'Europa League. E anche lì siamo stati però sfortunati, perché se pensiamo che al 20° del primo tempo la Roma era 3-0 per la Fiorentina, senza che la Fiorentina abbia fatto un tiro in porta. Tu dici, ma è possibile? Sì, è possibilissimo, ce la ricordiamo bene quella partita. Quindi noi siamo stati anche sfortunati negli episodi, quindi deve essere, mentre ecco parliamo della Lazio, la Lazio gioca molto bene, ma c'ha anche una fortuna sfacciata a questo momento, una fortuna sfacciata, perché tu con l'Empoli comunque una partita che era difficile, al terzo minuto del primo tempo fai in cross, fai gol, la sblocchi, la partita ti cambia tutta. Con il Napoli in Coppa Italia
vinci la partita facendo mezzo tiro in porta. Però ricordiamoci che le partite sono fatte di belle azioni, ma anche di episodi saltuari, bravo, singoli, che non stanno né in cielo né in terra. Bravo, bravo, ma infatti in questo momento noi gli episodi ci stanno, ci sono un po' girati, anche il palo di Florenzi col Torino, cioè è una stagione difficile. Io come sono stato pessimista, Roberto, come sono stato pessimista all'inizio, 4 mesi fa, io poi mi auguro che questo nostro rapporto possa continuare anche nella prossima stagione, io già ti dico da adesso che quello che ci hanno tolto quest'anno noi lo riprendiamo l'anno prossimo, perché è una legge del calcio, la legge del calcio dice noi quest'anno ci abbiamo avuto tutto contro, tutto, infortuni gravissimi di una stagione, ma non un giocatore, tre, Trotman, Castan, Balzaretti, di Turbe 4 mesi fuori, 4 mesi fuori, Gervinho va in Coppa d'Africa e la vince, quindi 2 mesi fuori, Keita 1 mese e mezzo fuori, cioè noi abbiamo avuto una sfortuna maledetta. Il Barbo, che era già malconcio quando è arrivato qui, ha giocato, si è subito rotto, sì, per cui maledetta. Andiamo avanti all'infinito. Allora, Maicon, dimentichiamo Maicon, cioè maledetta, maledetta, quindi mi auguro. Speriamo di avere anche un pizzico di buona fortuna in Roma-Atalanta. Allora, Vittorio, intanto ti chiederei il solito compito delega, molto cortesemente, chiaramente, che devi dare a Bruno Bellucci. Quando ci saranno novità sul caso di Jacopo Succi, questo centrocampista del Lazio Lavinio, accusato ingiustamente dall'arbitro di epiteti razzisti contro un giocatore di colore dell'Olbia, smentiti anche dallo stesso giocatore di colore, tra parentesi, magari se ce li dai in diretta, così possiamo diciamo festeggiare in positivo, perché non mi risulta né che siano state ridotte le giornate di squalifica, che sono 10, a Jacopo Succi, né tantomeno che sia stata acclamata la verità, perché fino a oggi, se le situazioni sono queste, attenzione, tutti hanno recitato, anzi hanno detto la verità, solo l'arbitro ha sentito epiteti razzisti contro il giocatore dell'Olbia. Se anche il giocatore dell'Olbia, che è nero, è così, spiego un attimo a un tuo omonimo, ha detto ma che sta di? No, è nero come il cioccolato, per cui se anche il signore, che è di carnagione scura, dice non m'ha insultato per il colore della pelle, ci siamo mandati a quel paese per un fallo di gioco, probabilmente qualcosa c'è. Poi se tu mi scrivi l'hanno forzato a dire questo, allora nel campo dei sospetti ci costruiamo i grattacieli. Io ritengo che per il momento e per i fatti di cui possediamo cognizione televisiva e radiofonica, a Jacopo Succi sia stato dato, sia stato fatto un torto clamoroso. Bisogna recuperare sta storia. Sì, 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 sì. Poi faccio una battuta, insomma, il giocatore dell'Olbia era, essendo anche, giocava in Sardegna, quindi era pure bello approntato, insomma, non queste belle giornate, sì, pure, sì, sì, sì. Lì era nero perché era approntato, giusto? Sì, no? Però se capito, però se anche il dirimpettaio ti dice non m'ha offeso per il colore della pelle, ci siamo mandati a quel paese perché era un fallo reciproco, una scorrettezza reciproca, si sa che quando si gioca a pallone, noi che abbiamo giocato, le prime offese sono sulla mamma, sulla fidanzata e sulla moglie, i colpi proibiti che ricevi sugli stinchi dovresti fare una strage se stai a cercare i colpevoli. Però ma da lì a offendere per il colore della pelle ce ne passa un oceano pacifico. Allora, se l'arbitro ritiene o capisce di aver sbagliato, faccia un passo indietro con quel referto. Perché un giocatore come Jacopo Succi, che per il momento, visto anche in televisione, con quel tipo di dichiarazione, di spontaneità che ha avuto, secondo me, e ho un figlio della stessa, degli stessi anni di Jacopo, secondo me non è colpevole di quello di cui è stato accusato. Però poi aspettiamo un attimo che il giudice sportivo veda ulteriori ricorsi. Certo che se non succede nulla, sto ragazzo si porta dietro un timbro, un marchio che è negativo, molto severa, molto al massimo severa. Questo indipendentemente poi dal Lazio Lavinio, che non sta attraversando un buon periodo. E questa prefazione per ricordare che ogni lunedì su Young TV c'è l'occhio del gufo, che si occupa di calcio dilettantistico, con Bruno Bellucci, che è il papà di Vittorio, e che soprattutto ha riscontri di pubblico veramente grandi, perché per ritrovare la gioia e la soddisfazione bisogna scendere di livello nel calcio per ritrovare l'armonia di tanti giovani che giocano a pallone, sia ragazzi
che ragazze. Vittorio, a te la conclusione per l'ultimo minuto, vai. Sì, hai detto tutto bene, insomma, hai detto tutto quanto. Io ti ringrazio innanzitutto perché è un piacere fare queste chiacchierate. Chiedo scusa se delle volte magari rispondo in modo focoso alle persone, ma è un po' la mia indole, il mio carattere. Però l'importante è sempre che sia civile ed educato. Sì, sì. Calcisticamente parlando, dimenticavo l'ultima cosa, che quella, come avrai visto tu, ho visto Sampdoria-Milan, Milan-Sampdoria a Milano, e ho riscoperto, ho rivisto un grandissimo giocatore che era Romagnoli, un migliore in campo per la Sampdoria all'indifesa a Milano, un ragazzino con una personalità grandissima, quasi un veterano, quindi un giocatore assolutamente, il presidente Landore ci sta provando in tutti i modi a convincere il ragazzo, ma assolutamente, ecco, questo sarebbe un delitto perdere Romagnoli per la Samp o per altre squadre, va riportato alla base anche perché ci serve tantissimo, quindi riportate Romagnoli a casa perché è importantissimo. E allora io ti ringrazio Roberto, io ti ringrazio, ti dico anche che non so come stai messo domani, io domani credo che la Serie B la vedrò, quindi se vuoi poi qualche collegamento in vediamo diretta, se riusciamo sporadico. Ecco, dobbiamo vedere se riusciamo a realizzare minuto 91esimo di sabato domani, perché domani c'è una ricorrenza per la radio. Ah, ok. Alla gelateria. Anche che ormai diventa molto interessante anche il discorso Frosinone. E come no, dopo l'1-0 sulla Lina, è chiaro, no? È al terzo posto. Per cui vediamo se domani riusciremo a realizzare qualcosa. Poi sai benissimo che se noi ci incrociamo anche dentro la settimana, registriamo e poi proponiamo il pezzo. Vittorio Bellucci, io ti ringrazio, forza. Grazie Roma, voi, forza Roma. Roma, buon fine settimana e mi saluti anche il protagonista, il mattatore dell'occhio del gufo, Bruno Bellucci, dicendogli che è una trasmissione molto scorrevole dove finalmente in maniera spensierata si ragiona anche di calcio, magari fosse sempre così. Magari. Sai, Roberto, ti dico questa cosa, sai, forse a breve ci sarà come ospite, ci saranno anche due giocatori di Serie A, ex giocatori, uno è Fabio Galante, come perché no? Stranamente segue la trasmissione perché ha degli amici, e anche Liverani, esatto, quindi, tutte e due potrebbero partecipare insomma all'otto del culo. Noi li vedremo televisivamente parlando e poi via audio li riascolteremo su Roberto De Angelis Radio e su Stappe Radio, visto che ringraziando anche il signor Bruno Bellucci c'è questa possibilità di ripetere via audio la sua trasmissione, per cui noi proponiamo via audio l'occhio del gufo e Young TV, che è la titolare del segnale televisivo, lo propone il lunedì sera alle 20:35 e replica il giovedì alle 21:45. Young TV è il canale 643 del digitale terrestre TV di Roma e Lazio. Vittorio Bellucci, grazie ancora e buon fine settimana. Ciao, grazie a te, forza Roma. Sempre forza Roma, grazie Vittorio, ciao ciao. Ringraziamento così a Vittorio Bellucci, noi ci prepariamo col prossimo collegamento, grazie.